stasera. Stasera farò un semplice tutorial su come sostituire le ganasce posteriori del nostro maggiolino. Si procede come prima operazione a smontare questo dado. Questo dado però è preferibile smontarlo con la ruota ancora nella sua posizione, poggiata a terra. Si procede con una chiave da 36, una bussola da 36 come questa, e con una prolunga. Prima bisogna andare a togliere la coppiglia. Poi si procede a smontare, ad allentare il dado. Prima ad allentare il dado. Successivamente si smonta la ruota, si mette l'auto sul cavalletto e si procede ad estrarre il mozzo. Ok, sfiliamo il mozzo. Tiriamo le molle sopra e sotto. E questo è il comando del freno a mano. Prima cosa, provvediamo ad estrarre le molle in questo modo. Uno e due e via. Vedete che le ganasce si allargano. Procederemo poi ad estrarre le due ganasce. Ok, l'operazione successiva da fare è quella di rimuovere il cavo di comando del freno a mano e di fermi che tengono in posizione le ganasce, facendoli ruotare in questo modo. Via uno, via l'altro. Ok, tiriamo via tutto il gruppo facendo attenzione a non ruotare i registri, perché sono inclinati e se li ruotiamo di 45 gradi avremo difficoltà nel rimontare la ganascia in modo corretto, quindi questi non li tocchiamo. Vi mostro un particolare della ganascia sinistra. Questa è una delle leve che tende il freno di stazionamento. Bisogna estrarre questo fermo e andare a rimontarla sulla nuova ganascia sinistra che andremo a posizionare in questa posizione. Ok, diamo una ripulita al tutto e procediamo con l'installazione delle nuove ganasce. Ok, abbiamo dato una ripulita, procediamo a reinstallare i nuovi ceppi freno.
Ok, abbiamo rimontato il tutto, messo le nostre molle, facendo ruotare i fermi di 180 gradi. C'è praticamente un incavo che li porta nella loro posizione. Non ci resta che fissare le due molle che fanno presa sulle ganasce. Io le fisso in questo modo. Una. E due. Con un po' di forza vanno nella loro posizione. Ora dovremmo rimontare il muzzo e agire sulla parte posteriore del piatto porta ganasce per registrare i due registri che faranno allargare le ganasce per diciamo, ottimizzare la frenata. Questa regolazione l'ho rimandata ad un altro tutorial che ho già pubblicato. Adesso andremo a rimontare il tamburo. Ok, il tamburo va in posizione. Andiamo a fissare la nostra vite. Daremo una stretta con la chiave da 36, magari fissando con il freno a mano. Successivamente andremo a posizionare la ruota, poggiandola a terra andremo a stringerla per bene, rimettendo al suo posto la coppia. Ok, questo è quanto. L'operazione è sicuramente semplice, è dalla portata diciamo quasi di tutti quelli che si vogliono cimentare nella manutenzione della propria auto. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like o a iscrivervi al canale. Grazie a tutti, buona serata, ciao.